Allora, andiamo di qua, scendiamo giù, andiamo verso la porta. Oppure dall'alto, in realtà, possiamo sorprenderli dall'alto, eliminarli dall'alto. Tanto per capire innanzitutto poi quanti sono questi. Cassa scorte. Allora, qui c'è uno. Allora, scendiamo con Era più leggiadria, no? semplice quando ero piccola. Te credo. Eri fringuello quando eri piccola, posso dire? Io non vedo nessuno, però è possibile? Possiamo entrare così con nonchalance? Ho sentito, ma non li vedo. Siamo dalla porta principale noi, come se come se nulla fosse, come dire. Ma queste sono guardie. Quindi non ne posso fare fuori due come in Assassin's Creed? Allora, o scateniamo l'inferno e ce ne freghiamo di tutto. Oppure. Sono solo. Dunque, tre. Sono solo tre alla fine. Allora, vediamo un po'. Magari facciamo fuori quello lassù. Ma che è finto? Ferma, straniera! E cosa ci fai qui? Allora, io non so che erano nemici. Sto cercando una goa. Il prefetto ha detto che i banditi hanno rapito una ragazza. Sapete dove l'hanno portata? Te l'ha detto Zaid, eh? Qui non ci sono banditi, ma credo di poterti aiutare a trovarla. Il capo ce ne ha mandata una nuova. Prendetela e incatenatela. È venuta per Ma attaccarci. come? Ma dai, ma no! Ma porca puzzola! No, bada, Che bada! possa infliggere l'ultimo. La! Attenzione, non è morto! E la! Porca puzzola! E la! Ok, uno è morto! Damose, Aloy, damose, 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 damose! Ok, allora, attenzione, attenzione! La, ma dove cazzo era? Beh, è andato lo stesso, che iarda. Ferriamo cose, attenzione, attenzione. Concedimi la vittoria. Ecco, cioè basta che mi mettono i cespugli e non mi vedono più. Ma io ho preso però. Porca puzzola. Ok. No, vada. Oh porca puzzola, porca, no, no, no. Sento ringhiare, oddio, che cos'è? Coccodrillo. Bravissimo, ci penso al coccodrillo, oddio, io me ne vado, eh. Allora, Bene, vediamo che cosa nasconde Zaid qui fuori. ok. Mazza che cuore. Esamina il Non carico. semplici catene. Manette. Spostavano i prigionieri da qualche parte. Tipo dove? Tanto per capire. Segui le tracce del carro. Allora, le tracce del carro portano di là. Ok, damose. Mazza che cuore. Ha portato grandissimo. Sei andato, sì. Voglio spiacevoli sorprese, come dire. C'è un fiorellino qui, sì. Là. Damose. Seguiamo le tracce. Cerchiamo di non. Corsiero. Ah, vedi. Posso prendere un altro cavalluccio qui. Attenzione, attenzione. Ok. C'ho la borsa vuota delle medicine. Aspetta un attimo. Attiviamo anche questo. Ok. Vai. Proseguiamo.
Altro fiorellino? Lo metto via. Sì, mettilo via che ci serve, mamma mia. Un topo, un topo! Un topo! Un sorcio! Preso sorcio. Ok. Mazza che posto però questo. Siamo passati proprio da un... da un panorama a un altro, ma stupendo proprio. Fiorellino. Altro falò. Attiviamolo. Le tracce portano a quel complesso. Forse la Koa è lì dentro. Ma qua tocca stare attento, ho capito. Passiamo da qua, che dici? Aloy, in leggiatria. Oh, attenzione, oddio. Quella lanora nel buco è ancora bella in forma. Lasciala stare. Zaid ha detto di non toccarla o il prezzo da staccalerà. Sembra che Nakoa sia qui. E dovrò superare le guardie per raggiungerla. Uccidere le guardie. Allora, questa... qua prendiamo tutto e allora servirebbe tipo cioè qui per esempio potrei farne fuori due Aloy, ma non possiamo. Allora quella per esempio, che allora ce n'è un'altra di qua. Allora andiamo dietro. Quando viene di qua la stendiamo. Oh, oh, porca puzzola. Ma non l'abbiamo fatto apposta però, posso dire? Ok, adesso che viene di qua la stendiamo e poi stendiamo quella mettendoci là. Un pezzente nel seminterrato ha cercato di mordermi. Sì, lo fanno spesso. Quella Cos'è? È una cosa, ok. Ma senza esagerare. Venghi, caro, venghi. Che la sistemiamo per le feste. Venghi qua, venghi. Ci lasciano morire di fame a tramonto mentre banchettano a meridiana. Ma che fa? Ma dove va? Non c'è nessuno. Ma perché va di là? Morto. Ma che cosa brutta. Ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato. Ma per cortesia, tornate ai vostri percorsi, grazie. Posso attirare questo da qua? No. Niente, c'è un cadavere, ma è un sollievo, basta. Tornate alle vostre faccende, ragazzi. Un altro giorno. Cosa porterà? Aspetta. Venghi qui, c'è venghi. Qualcosa qui. Venghi, venghi qui, caro, venghi qui. Bravissimo. La... attenzione, attenzione. Allora, c'è una guardia lassù pure. Posso salire di qua io? Sì, ci sono le scale. Benissimo. Lei rimanga lì che vengo su io, Lasci fare. Pianino, Aloy con leggiadria, ma... pianino, questo poi dà pure l'allarme. No, Aloy, bada che cadi, porca puzzola. Ok. Adesso... ci sono rimaste quelle, questo... se io mi metto là lo faccio fuori. Ok. E? Basta? Ah, porca puzzola. Vabbè, una cosa alla volta. Allora, riscendiamo, Aloy. Scendiamo. Ok. Imboschiamo se qua. Ok, il tizio sta facendo il giro.
Poi facciamo fuori quello lì. Oh, aspetta. Vengi qui, vengi. Vediamo. Vengi, vengi, caro. Bravissima. Bravissima. Però certo qui lo vedono. Non è stata una mossa proprio intelligentissima, ma va bene. Allora, ho ottenuto una cassa di scorta. Attenzione, attenzione. Adesso quando va, quando si gira all'indietro lo becchiamo di spalle. Gira di chiaro? No, attenzione, attenzione. Vada. Benissimo. Allora, che altro c'è qua? Allora, qua ce n'è un altro, attenzione. Vada, vada. Oh, porca puzzola. Ma dai, Aloy! Porca puzzola. No, 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 pensavo che era morto. Porca. Ok. Ah, le frecce non le possiamo, vabbè, probabilmente perché ce l'abbiamo. Damose. Io mi sono nascondendo, porca puzzola. Abbiamo allertato tutti, porca puzzola. Vediamo se lo possiamo fare fuori dall'alto questo. Lassù, ne sono sicuro. Dai, eh. Fenomeno. Maria, un altro? Forse grandissimo. Grazie. La... Ma dove? Non vedo nessuno io, guardi, sia... Evidenzia traccia. Okay. Ce la siamo cavata, anzi. Nonostante ci hanno beccato poi alla fine. Allora, dobbiamo andare giù. Qui chi c'è? Pare nessuno? Sembrerebbe di no. Ce l'abbiamo fatta forse? Ah, questo è il sasso nostro. Allora, prendiamo queste cose, ma dove stava? Eccola, aspetta. Come si entra qui? Ah, sta sotto qualche cosa. Come ci si va? Qua. Da qui? Oh yeah! L'abbiamo trovata? Eccoci, ti salviamo noi. Prigionieri. Incatenati per essere venduti come schiavi. Ah, parla con un prigioniero. Parla con Nakoa. Lei saprà cosa fare. Aiuto. Fateci uscire da qui. Sì. Nakoa, mi manda Yan. Ne riparleremo con calma quando avremo tirato fuori gli altri. Yan, hai detto?
Non posso crederci. Allora una delle sue preghiere ha funzionato. Ho preso la chiave. Io penso agli altri. Andiamo. Allora, andiamo dove? Fuggi dal complesso. Damosi allora. Ma questi che fai? Li liberi tu? Parla con prigioniera o si libera lei? Allora Damosi, tanto comunque la strada è libera, eh. Abbiamo ucciso tutti. Mo' è buio. Vabbè. Sapevo che saresti stata un problema. Ma alla fine credo che mi tornerai utile. La fine è adesso, Zaid. Per te e i tuoi uomini. Occhio puzzo. Aspetta un attimo. Bada. Ma che cazzo era la fanno? Dunque, facciamo così. Gli diamo un po' di scossa elettrica. Illa. Colpo critico. Dai, No. Bada. Allora, famo così. Vedi che a usare queste cose funzionano. Cazzo, non la uso, no? Non ho capito io. Dove sei finito? Ma poi che si sta facendo? Colpo critico. Dai, grandissimi. Attenzione, via, questo è... No. Attenzione. Colpo critico, lui no? Porca puzzola. Attenzione, si muore male. Però gli fa. Porca di una puzzola. Via. Damosi. No, hai sparato, maledetta. Vai. E là. Porca. Stata più rapida di quel che meritava. Mio padre era un cacciatore. Diceva che le bestie meritano una morte pulita. Che posto è questo? Come ha fatto Zaid a diventare uno schiavista? La feccia che hai appena ucciso massacrava per Zaid durante i giorni rossi. Il nuovo re Sole li ha banditi dall'esercito. Ma Zaid è riuscito a tirarsi fuori dai guai. Poi ha visto un'opportunità di guadagno coinvolgendo i suoi scagnozzi. Come sei finita qui? Come ti ha catturato, Zaid? Volevo fermarlo a Torre Giorno, ma mi ha presa da lui. Poi mi ha lasciato andare per farmi catturare dai suoi. E poi? Mi avrebbe venduto come schiava al pari degli altri poveracci che sono passati di qui ogni settimana. Ma si è preso del tempo per torturarmi ogni volta che veniva qui. Non accettava che avessi provato a ucciderlo. E adesso? Che farai ora? Gli altri sono stati rinchiusi per mesi. Più diventavano deboli, più dura era per Zaid riuscire a venderli. Gli serve cibo, riposo e speranza. Li porterò a Meridiana e me ne occuperò. Stai bene, mica tanto, sa, meglio prima. Ne hai passate molte. Sto bene. Sei sicura? Zaid è morto. Ero disposta a tutto pur di avere la mia vendetta. E l'ho avuta. Allora non torni nella Terra Sacra. Che ne sarà di Yan? Le matriarche mi ripudierebbero. E comunque non tornerei.
Per me possono anche bruciare. Quanto a Yan, so come contattarlo. Mi mancherà molto. Ma almeno saprà che sto bene. Vabbè, allora, arrivederci e buona vita, come si dice. Ora devo andare. Ehi, non conosco la tua storia, ma deve essere bella se hai il marchio della cercatrice. Se avrai voglia di raccontarmela, cercami a Meridiana. Starò lì finché gli altri non si rimetteranno in sesto. A presto. Grazie per avermi aiutato a estirpare questa erbaccia. Non so, forse ora posso lasciarmi Zaid alle spalle e ricordare mio padre come dovrei. Bene, la vendetta di una figlia completata, perfetto. Quando gli altri saranno pronti, ci recheremo a Meridiana. Sì, arrivederci. Grazie ancora per il tuo aiuto. Ah, ma di niente, figurati. Io ho fatto qui. Scagliafuoco. Con questo dovrai fare bella figura. Ah, ho capito. Non vedi che razza di roba? Ma che è? Ma dai. Sì, vabbè, Aloy, ciao core. Allora, saccheggiamo il tizio. Allora, ci vediamo a Meridiana, perché a sto punto noi ce ne andiamo proprio a Meridiana. Arrivederci carissimi, è stato un piacere, ma qui noi abbiamo saccheggiato tutto? No, attenzione, attenzione. Ok, qua c'è qualcosa di blu. Ok. Va bene, allora ci vediamo a Meridiana, anche noi andiamo là. Adios.